Invece noi ci stiamo occupando dell'anniversario, quello che è stato oggi, per i 20 anni dalla nascita della Direzione Investigativa Antimafia. In conferenza stampa l'occasione per fare anche un bilancio sul lavoro svolto dall'agenzia. Chiara Cerqueti. Oltre 7 miliardi e 700 milioni di beni sequestrati alla criminalità organizzata, 990 operazioni, più di 10 mila arrestati, fra cui 160 latitanti. La Direzione Investigativa Antimafia festeggia così il suo 20° compleanno nel giorno in cui consegna al Ministro dell'Interno Cancellieri la consueta relazione semestrale, un bilancio che spinge a proseguire su questa strada, puntando ancora una volta sulla strategia di privare mafiosi e loro luogotenenti dei beni e del denaro accumulato sulla pelle degli altri. Noi operiamo su una delle direttrici principali, quella delle misure patrimoniali, delle misure personali. Interveniamo sul riciclaggio, sull'accesso agli appalti. La nostra competenza è molteplice, ma molto affinata e specialistica. Al passaggio del filmato che ripercorre le tappe della lotta alle mafie, pensieri e immagini hanno rincorso i magistrati siciliani uccisi da Cosa Nostra, ricordato persone, perdite, lutti, vittorie e anche sconfitte, perché lo ha detto l'onorevole Arlacchi, che per la nascita di quella che è stata definita l'FBI italiana si è fortemente battuto. Non siamo riusciti a sradicare le mafie completamente. Poi non poteva mancare un commento sulla vicenda della trattativa Stato-mafia al centro di un aspro dibattito nel paese. La cosiddetta trattativa è in buona parte una bufala mediatico-giudiziaria che ha distolto l'attenzione da quella che è stata l'esperienza più importante di quegli anni. Il fatto che siamo arrivati molto vicini a sconfiggere Cosa Nostra. Chiara Cerqueti, Sky TG24.